Ciao ragazzi, ecco voi un nuovo video. In questo video vi farò vedere la realizzazione di questa nail art, dove sulla destra ho utilizzato i foil della Nail Art Collection. Invece sulla sinistra ho provato a disegnare Winnie, che sapete che io adoro tantissimo, solamente che è un po' Winnie Storpio, come lo chiamo io, perché ovviamente non sono bravissima a disegnare, e quindi vi farò vedere come realizzare Winnie in modo molto semplice. Come prima cosa ho utilizzato questi due colori di Mesauda, che sono dei semipermanenti, mi sta trovando molto molto bene, e prima di tutto avevo comunque già dato una passata di semipermanente base sotto per far sì che poi potessi utilizzare comunque il semipermanente color. Ovviamente questa nail art può essere riprodotta assolutamente con gli smalti, non cambia niente, oppure con una ricostruzione, insomma, con i soliti sistemi non cambia niente. Ho testato anche questo bianco che rispetto a quello che ho di Gelish è un po' più liquido e un po' meno coprente. Però è una valida alternativa che resta comunque bello bianco anche nel corso delle settimane successive senza rovinarsi, quindi mi sono trovata veramente molto bene. Lasciate stare, non guardate le mie unghie, la pelle intorno così opaca, perché quel giorno oltre a fare i tutorial per la rivista ho fatto anche comunque le unghie, quindi ho passato di idratante, insomma ho applicato un po' di prodotti che a me hanno un po' diciamo irritato la pelle, quindi poi una volta che tu lavi le mani basta mettere un po' di olio cuticolo e un po' di crema, torna tutto a posto. Però ovviamente dovendo fare la cioè il semipermanente non ho potuto comunque fare questo passaggio. Noi adesso abbiamo preso sempre comunque un po' di top e abbiamo attaccato gli strass su tutte le unghie e poi mettiamo il lampo da catalizzare. Se invece comunque usate gli smalti vi consiglio di utilizzare la colla. Sul bianco utilizzo quest'altro prodotto che mi hanno inviato sempre Mesauda, che fa effetto opaco, utilissimo se poi dobbiamo disegnare. E utilissimo anche se ho comunque utilizzato gli smalti, utilizzare poi un top opaco perché aiuta tantissimo a disegnare poi. Invece sulle altre unghie, visto che non devo fare nient'altro, prendo un sigillante, utilizzo questo senza strato dispersivo di Passione Unghie e sigilliamo bene la superficie con i soliti sistemi di sigillatura bene della punta, dei laterali, mettiamo un po' più di prodotto dove c'è lo strass e poi mettiamo il lampo da catalizzare. Io vi dico che questo top l'ho utilizzato tantissimo, a me non crepa, non crea assolutamente problemi, mi trovo anche con questo molto bene e per il relativo video vi rimando ai video sui Passione Unghie. Ora veniamo al nostro Winnie. Cosa facciamo? Dobbiamo opacizzare la superficie con un buffer, anche se già la superficie era opaca, io lo passo lo stesso e poi dobbiamo iniziare a dipingere. Cosa ci serve? Ci servono ovviamente i colori acrilici, dopodiché ci serve un piattino con della carta stagnola e un pezzo di Scotes con dell'acqua perché comunque dipingeremo a lungo e il colore comunque non si deve seccare e il pennello per colorare gli acrilici. Ovviamente Winnie può essere fatto in tantissimi metodi, io ho iniziato diciamo a fare la testa e poi pian piano l'ho allargata perché diciamo che la parte sopra è più un ovale e poi c'è il corpicino, quindi insomma scegliete un po' voi come farlo. Io ho preso spunto da delle immagini su internet più o meno per avere le proporzioni del corpo e quando disegnate sull'unghia, anche se è più facile da dire che da fare, dovete sempre controllare appunto le proporzioni dell'unghia perché comunque dovete mettere ogni punto del viso che andrete a disegnare nei punti giusti. Diciamo che dovrebbe come se voi dividete in quattro la vostra unghia. E nella parte di sinistra mettete una parte divisa, nella parte di destra l'altra parte, invece sotto fate la stessa cosa per il corpo. Adesso ho voluto creare un rosso più tenue, quindi ho preso cioè più un arancio, quindi ho preso un po' di rosso e un po' di giallo, li ho mescolati insieme, creando appunto questo colore a mia scelta. Dopodiché, ovviamente, intanto ho pulito il pennello e disegno i vestitini. Disegniamo i vestitini come appunto state vedendo dalle immagini, ma come vi ripeto, di immagini di Winnie in rete ce ne sono tantissime, quindi potete prendere anche quella che più vi piace e cercare comunque in ogni modo di riprodurla a vostra scelta. È un lavoro un po' lungo, la fortuna è che comunque i colori acrilici asciugano anche all'aria. Vi ricordo anche una cosa molto importante, quando voi dovete disegnare con i colori acrilici vanno diluiti, perché se lasciate il composto troppo denso non riuscirete comunque a tirare, a disegnare bene e rimarrà troppo pastoso, tale per cui ci metterà anche una vita ad asciugarsi. Se invece utilizzate troppo acquoso il colore risulterà trasparente e addirittura non farete anche fatica, cioè non si asciugherà nel breve, si asciugherà veramente anche quello in tantissimo tempo. Quindi dosate bene. E poi vabbè, iniziate comunque a dipingere. Io vi ho fatto vedere più o meno tutti i passaggi, diciamo che voi fate così, fate il primo passaggio dove definite un po' tutte le righe, tutti gli spazi del vostro decoro, dopodiché aspettate un secondo che questo asciughi e poi lo ripassate per delinearlo alla perfezione. Ora prendiamo il nero perché il nero sarà il colore predominante per i contorni.
e anche delineare i dettagli. Quindi è anche la parte più difficile perché ovviamente dovete cercare di fare delle righe sottili, non delle righe troppo grosse perché sennò ovviamente stanno mali. E quindi vedete come faccio io tengo il pennello molto in verticale e delicatamente delineo il confine. Ovviamente dovete cercare di tenere le mani più ferme possibili, scegliete voi la posizione che vi è più consona, appunto, e io utilizzo di solito la mano che guarda verso di me e disegno tenendo bene le braccia appoggiate al mio corpo e soprattutto ben salde sul tavolo. Come vi dicevo, questo decor può essere anche fatto con gli smalti, utilizzando sempre i colori acrilici sopra lo smalto, che quindi non è assolutamente un problema. Come vi dicevo, io sono follemente innamorata di Winnie the Pooh, anche se ho 30 passanni, mi piace e quindi ho deciso di riprodurlo, tant'è che comunque ce l'ho su da ormai da tanto perché non ho avuto tempo per editare questo video, ormai sono quasi 4 settimane che vado in giro con Winnie e invece sull'altra mano, che comunque qua non vedrete perché il sistema è sempre lo stesso, ho utilizzato i foil. Ho utilizzato il foil perché questo foil è maculato comunque della Nylar Collection, mi piace tantissimo. E quindi ho deciso, dato che ci ho messo comunque tanto a disegnare Winnie, a fare una nail art più semplice sull'altra mano. Come vedete, intanto che parlo, oltre a fare i confini, facciamo anche gli occhietti, facciamo le sopracciglia, facciamo il nasino, poi andremo a fare la bocca. Dopo, in un secondo step, ci occuperemo comunque della parte anteriore, cioè la parte sotto del corpo, dove disegneremo comunque le braccia e delineeremo anche il confine di tutto il resto. Come vi dicevo, dato che dovete vedere ancora un pezzo di disegno di Winnie, ma più che spiegarlo, comunque lo vedete voi stessi. Infatti vi dico la verità, finché era solo la parte sopra mi piaceva di più. Si vede che sotto, quando poi andrete a vedere, quando ho disegnato le braccia, le ho disegnate un po' male, nel senso che non c'era molta proporzione tra le braccia, infatti sembra un po' Winnie strano. Finché era solo la testa invece era carino. E tenete conto che tante ragazze che mi hanno visto le unghie, non so, al supermercato o quando sono andate in palestra, così mi hanno detto: bello comunque questo sticker, non è preciso, ma è bello sticker. Io l'ho guardato e ho detto: no, veramente l'ho fatto io. Nel momento che ho detto che l'ho fatto io, basta, è cambiato dicendo: wow, è stupendo! Cioè, non sarà perfetto uguale all'originale, ma è stupendo. Perché infatti mi dicevano, cioè io prima ancora dicevo sì, non è perfetto, comunque è un po' storpio. E loro: no, oddio, è stupendo, fatemi comunque sapere cosa ne pensate del mio Winnie. Perché noto anch'io comunque, a furia di fare nail art, soprattutto con la Nylar Collection, diciamo che sono diventata leggermente più precisa, anche se di strada ce n'è tanta, perché non sono brava a disegnare, non sono mai stata, non mi piace tantissimo e nella realtà non ho neanche tempo per esercitarmi, quindi io faccio una cosa e la faccio per la prima volta. Ogni volta, cioè, qualsiasi nail art che faccio non faccio mai come tante ragazze che fanno prima delle prove e poi le fanno, quindi non faccio questo buon passaggio. Quindi è sempre un po' dura anche per me capire quanto sto migliorando o meno. Una volta che abbiamo terminato Winnie, cosa facciamo? Dobbiamo assolutamente sigillarlo e mettere in lampada a catalizzare. Questo è il risultato finale, spero tanto che la mia nail art vi piaccia. Come vi dicevo prima, fatemi sapere cosa ne pensate. E al prossimo video, un grosso bacio a tutte! Ciao!